Sono stati avvistati Rainbow Friends nella vita reale, in un parco di giorno. E io ho anche avvistato Red su Minecraft mentre i miei vicini ci provavano con me. Prima di farvi vedere, lasciate like, iscrivetevi e ditemi nei commenti quanto fa 17 più 3. Porca puzzarda, che diavolo è questo percorso che ho trovato nel mio villaggio? Ok, devo andare assolutamente a vedere perché non capisco che caspita dovrebbe essere questa cosa. E perché c'è del sangue peraltro sul soffitto? Perché io non ne so niente di questa cosa spawnata così. Vabbè, io devo capire adesso perché sono curioso. Aia! Ok, questa barca è veramente rotta comunque. Oh, porca puzzarda! Chi è questo qui? È Red. Che caspita ci fa qui? Devo andare a prenderlo immediatamente! Ok, non posso fare niente. È sparito, ma dov'è finito questo Red? Vabbè, devo andare immediatamente a capire che caspita è questo posto perché è veramente strano. Peraltro io sono poco bravo a fare i parkour. Acci picchia. Qua. Aia, lo sapevo, io lo sapevo che andavo a morirci, io lo sapevo. Adesso andiamo da quella parte. Vedo peraltro il nome di Red, l'avete visto? È più o meno lì. Adesso salto da questa parte e adesso sarà molto complicato. Acci picchia, ok, per fortuna. Avete capito cosa c'è qui? Ci sono le TNT. Che io rischio. Non sono bravo con queste cose, ripeto. Come faccio ad andare però qui? Accidenti a chi ha ideato questo percorso schifoso. Dove devo andare? Non posso. Vabbè, sentite, se io spacco le pressure plate, tanto voglio dire, non è che c'è. No? Cioè, va bene, tecnicamente. Eccola, c'è la TNT qua sotto, vedete? Lo sapevo io, porca puzzarda. Eccola la leva, per fortuna, perché sono arrivato qua davanti, ok. E si è sbloccata la porta, adesso dobbiamo stare attenti perché qui le TNT possono ancora farci molto molto male. E qua ci serve un'altra leva, ovviamente. Perfetto, eccola qua, ce l'ho. E si è aperta, bene. Oh mio Dio, ma qua è pieno di sangue. Chissà cosa avrà fatto Red. Dobbiamo stare tutti super attenti, porca puzzarda. Ehi, Dunis. Cosa? Ma chi è stato, scusatemi? Dunisu! No, no, raga, no, vi prego. Non mi dite che di nuovo quella pazza di zucchera che mi perseguita in tutti i miei villaggi. Peraltro, volevano farmela, no? Però questa è una TNT, vedete? Non sono molto bravo con questi cosi che sono molto difficili, ok? Però sto trovando la strada. Ah! Porca puzzarda! No, 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 così mi viene l'infarto. Duni, ce la puoi fare! No, basta! Basta, zucchera, vai via dalla mia testa! Accidenti, non ne posso più io. E quello è Red. Raga, cosa facciamo? È un'avventura troppo complicata questa. Noi riusciamo a fare le cose complicate. Ok, qua non c'è niente. Ah, c'è un pulsante qua. Ok, però volevo capire se ci fosse qualcos'altro qua, ma ovviamente non c'è niente. Red. Porca puzzarda, via, 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 via. Ok, no, vai, 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 via, via. Qua io ci sto morendo, raga. Non va bene per niente, accidenti. Qua purtroppo ovviamente non si può saltare. Ah, sì, invece posso citare. Non è vero. Vabbè, ho potuto citare per una riga, va bene anche così. Adesso seguiamo questo percorso che fa un casino della Madonna. Io vi chiedo completamente scusa per questo casino assurdo. Però almeno così riusciamo ad arrivare alla fine. Olè, perfetto. E adesso qui, cosa dovrei fare? Ah, c'è una cesta, vediamo cosa c'è scritto qua. Crea una torcia per battere i Rainbow Friends. Ok, immagino che la torcia la dovrò fare contro Red, che continua a picchiarmi. Va bene, andiamo in creativa, dai. Allora, così, perfetto. Allora, Red, io sono bravo a fare la torcia, quindi vediamo un attimo tu cosa farai. Vediamo, tecnicamente se lo riesco a battere, vinco. Quindi prima di tutto prendiamo la torcia di Minecraft, ok? La prendiamo qua, qua. Ok, perfetto. Poi dopo ci prendiamo il legno, che è tipo questo, ma anche questo, ma anche un po' di wool, tipo questo. Ok, anche questa, ovviamente, tipo lana arancione, eccola qua. E direi di seguire così. No, così, poi no, però questi cosi fanno. Ok, non possiamo utilizzare questo tipo di legno, piuttosto possiamo utilizzare questo legno. Vedete? Basta, non è difficile da fare, basta seguire il pattern, vedete? Così, così, così. Raga, aiuto. Vabbè, diciamo che l'ho fatta, no? Cioè, se la stanza fosse un po' più ampia, l'avrei fatta. Vabbè, sentite, sapete cosa? La taglio un pochino, sennò qua non va bene. Così, così. È inutile che mi guardi, Red. Cioè, se non sai farla, non è colpa mia, ok? Oh, allora. Poi così, tecnicamente siamo quasi pronti per poter farcela così.
speriamo di vincere, raga, perché sennò qua... Ehi, non vale! Smetti, vai via! Vai ad... Io non ti rovino le tue cose, tu non devi rovinare le mie! Vabbè, fa un pochino schifo come torcia, però vediamo cosa ha fatto. Red, scusami, ti pare? Cioè, adesso ti pare? Cos'è questa schifezza? Eh? Non ti vergogni? Eh? E no, è inutile che fai quella faccia da ebete che non hai altro, eh? Vergognati! Ma guarda... No, bene, perfetto. Questo re è veramente... Ho vinto io, ho vinto io! E non dirmi che ho vinto tu, cioè io ho vinto. Scusate, adesso torniamo in creativa, così almeno andiamo a vincere. Oh. Allora, cosa... un sacco di cose, che bello! Mi spiace che non hai saputo costruire, caro Red. Mi dispiace molto. E lui ha questa peculiarità, non sa costruire su Minecraft. Certo, nemmeno io non è che sapevo ben costruire. Adesso direi di andarcene su. Ah, ragazzi, ci sono quasi. Allora, praticamente qui io con questa cosa posso mettere tutte le mie ricchezze qui dentro. Così almeno, sapete cosa? Nessuno mi dirà niente. Allora, vediamo un attimo. Oh! E lì vedo uno però, effettivamente. Vedo zucchero. Ah. Ehi! Ciao, questa casa... Ciao, zucchero. Ciao. Zucchero? Come, perché hai questa voce? Zucchero, perché mi stai dando la lana bianca? Cosa? Questo è tasbo... No, qualsiasi cosa... Forse intendi zucchero, perché giustamente è sangue. Cioè, volevo... Volevo dire... Scusami, è che oggi io sono un pochino strano. Però, scusa. Allora, praticamente, quello che tu devi andare a fare... Cioè, mi dici per favore dove siamo? Oh, questo è il villaggio più bello dove tu possa crederci mai, più bello del mondo. Ok, come mai è così bello? Posso entrare in casa tua? Sì, vieni con me. Ma come mai è questa particolare voce? Poi perché hai messo tutta quella zucchero lì per terra? Perché la mia... mi piace lo zucchero. Ah, ho capito. Basta però adesso mettere lo zucchero perché è particolare come situazione. Ok, dove sei finito? Scusami, questa è casa tua, che bella. Sì, sì, adesso però vai a quel paese. Ok, scusami. Oh, scherzavo, vieni con me adesso, andiamo in camera. Come mai vuoi giocare alla play? Diciamo di sì. Porca puzzarda! Perché è pieno di gente che vuole provarci con me? Perché? Porca puzzarda, vai via! No! Oh. Ah, ok. Come devo prendere questa questa cosa che stai mettendo bianca? Basta! Basta, ok, cioè ho capito che sono... Mi vedi, sono molto carino. Però basta, anzi, tieniti la tua lana, il tuo zucchero. Vabbè, grazie della carne. Adesso io direi che me ne vado via, perché devo capire che cosa... cioè... Attento a zucchera, che è una bella porcellona. Come, scusa? Volevo dire che mi piace lo zucchero. Ok, grazie comunque. Adesso vado. Ciao, ciao. Certo che comunque è pieno di gente strana in questo posto, eh. Vabbè, comunque quella casa dovrebbe essere mia. Quella è la mia casa. La casa di Dunis. La casa che tutti sognano. La casa dunisiasca. Poi tecnicamente, a quanto ho capito, questa è la casa di Zucchera. Che credo che sia quella che mi aveva detto Zucchero. Perché ho fatto finta di non capire, ma in realtà ho capito cosa ha detto. Proprio perché cercavo di non dare corda a quella sua perversione. Cioè, quelle sue cose brutte che stava dicendo, no? Cioè, nel senso, non sono belle. Però, perché, prima di tutto, perché casa mia è aperta. Cioè, chi è il pazzo che c'è stato in casa mia? Vediamo. Beh, vedete, sono molto contento. Porca puzzarda. Adesso andrò a farmi una bella dormita, perché è stato stancante affrontare i Rainbow Friends. Ci picchiona. Vabbè, dai, andiamo da questa parte. No, no, perché hai una motosega in mano? Zucchera? Scusami adesso, però, perché fai... Dimmi. Ti posso pretesegare? No, non puoi, mi spiace. Perché mi fa male. Aia, aia, togli la. No, no. Cattiva?
perché sei venuta qui in casa, cioè in, da me? Cosa vuoi? Perché praticamente volevo che incontrarti, eccetera. Ok, puoi uscire per favore da casa mia, perché questa è proprietà privata, perché sennò vengo io ad invaderti casa. Ah, perfetto. No, ups, mi sono perso le acque. Come, scusa? Niente. Allora, puoi toglierla, grazie. Ok. Esci, perché stai solamente facendo casini. Ma scusa, non ho capito, se, cioè, hai aspetti un figlio per caso? No, è che praticamente quando vedo... No, io basta, me ne vado, non voglio più sapere niente di queste cose. Io veramente non... Io, ragazzi, per favore vi chiedo il vostro aiuto nei commenti, perché non saprei più cosa fare con questa gentaglia. Io non so più davvero cosa fare, anzi adesso vado a vedere casa sua, perché tanto... Sì! No! Oh no, raga, oh no. Oh no, devo scappare. Oh no, 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 perché mi sta... No, no, sì! Oh no, 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 raga. Raga, per favore, aiuto. No, 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 non è possibile. Mi devo nascondere, non mi sta vedendo, non mi sta... Vi prego, ditemi che non mi sta vedendo. Non mi sta vedendo, ok? Non mi sta vedendo, per favore. Ma perché? Se ne va... Ma che cosa vuole, ragazzi? Porca puzzarda! Adesso devo prendere solamente tanto zucchero. No, vabbè. Io faccio finta di essere il cassiere. Salve, dottoressa. Benvenuta, sin cliente. Benvenuta al negozio pacchero. Salve, ha visto uno di nome Dunis Place che si aggira qui e che vende al negozio? Perché ha messo del fuoco? Devo chiamare la polizia? Ok, sto chiamando la polizia, mi spiace. Ok, non la chiamo, lasci! Delinquente che non è altro! Vabbè, in realtà non mi interessa di questo negozio, adesso andrò a rubare qualcosa perché... Così almeno vivo, tipo le mele d'oro. Ok, perfetto, ho rubato. Silenzio, non diciamo a nessuno perché tanto non ci sono persone qua che fanno niente. Sapete cosa? Rompo anche questa parte. Che cosa sta facendo? Adesso devo togliere il fuoco per caso? Non le bastava quello che aveva fatto prima? Ehi, Dunis. Chi mi chiama? Da dove si parla? Pronto? Guarda a terra. Ok. Oh, pronto? Sono Zucchero. Ah, Zucchero, ciao, dimmi. Te l'ho detto, quella là è strana anche con me. Ah, è strana, ma scusami. Vuoi dire che è una tizia particolarmente inquietante che vuole uccidere tutti quanti perché è praticamente piena di, insomma, cose che vuole fare ma non le può fare perché nessuno... Esattamente, io voglio farle solamente con altri e con te ovviamente. Ma perché tutti vogliono giocare a nascondino con me? Io non ho capito. Sì, proprio nascondino. Ma allora, basta! Basta, per favore! Lasciatemi stare, ok? Vediamo anche casa sua, in effetti. Anzi, spiamo la casa. Perché effettivamente voglio capire cosa di strano questa Zucchero. Cioè, perché Zucchero ha detto che lei è strana? Cosa c'è? Qua gatta ci cova, io lo so. Lo so che qua gatta ci cova con quelle motoseghe. Non vorrei che avesse tipo altri cadaveri di tipo maschile in casa. Non so se capite a cosa mi riferisco. Questa vicina è molto strana, ragazzi. Io non ci voglio vivere in un posto dove i vicini fanno cose che non dovrebbero fare. Che poi, ragazzi, notavo che qua c'era del sangue, vedete? Non lo so. Zucchero mi sembra che sia salito al piano di sopra, quindi io direi di andare qua. Lo sapevo. Oh no, ha perso di nuovo acqua. Ma che caspita, perché? Questa è una vicina strana, io ve l'ho detto, accipicchia! Allora, prima di tutto, la cosa più strana è che ci sono degli scheletri in casa sua e c'è un maiale morto sulla tavola. Questa è la cosa, direi, ancora più strana. Di solito non si vede un maiale morto sulla cosa, però cerchiamo di arrivare da lei così almeno capisco che caspita in mente di cosa sta facendo. Devo spiarla per forza.
facendo i rituali. Oh no, mi nascondo. Sì, esco. Porca puzzarda. Ragazzi, lo sapevo che stava facendo dei rituali questa qua. C'è da capire bene che caspita di idee strane a lei, perché non va bene così. Non va affatto bene, porca puzzardona scurreggia. Erdodes, vieni da me. No, basta, andate via. Io me ne vado a dormire. Sapete cosa faccio adesso? Mi chiudo dentro casa. Prendo... mi barrico la casa. Come faccio a barricarmi la casa? Ci picchio, perché... ed obbligo, ecco, così. E poi metto anche questo e poi così. Anzi, sapete cosa faccio adesso? Mi barrico con i blocchi d'oro che ho trovato prima. Ecco, così. Così almeno non riescono ad entrare, tecnicamente. Si spera. Oh. Anche se il vicinato adesso sta facendo molto casino, ovviamente, perché deve fare le sue cose. Porca puzzarda. Bene, speriamo solamente che non succeda qualcos'altro di strano, anche se ne dubito fortemente. Qua ci sono dei nuovi misteri.